Giovedì 10 maggio 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, puntata particolare oggi. Oggi parliamo di una tendenza, oggi parliamo di moda, di una tendenza, di un fenomeno in realtà che è un po' di anni che esiste, ma che sembra non finire mai, anzi con l'avvento dei social forse si è quintuplicato, grazie agli influencer, grazie alla possibilità comunque di condividere quello che vestiamo con tutto il mondo. Perché parliamo di quel fenomeno dei marchi emergenti, no? Di quei marchi che partono magari con una sola maglietta e poi dopo qualche anno ci ritroviamo a invadere le passerelle delle più grandi città europee. Noi facciamo questo augurio all'ospite che abbiamo qui oggi con noi, che è Andrea Catalano. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te. Che è uno dei soci, nonché ideatore e fondatore di Andycoy, appunto. Andycoy. Che è questo marchio che vesti sulla tua maglietta, che è proprio il tuo marchio, giusto? È il mio marchio, è un marchio ideato da me neanche troppo tempo fa, circa 2 mesetti fa, e sto cercando di spingere per far entrare questo marchio, appunto, come diceva Fabio, e non me l'hai detto, e come diceva Fabio, nelle passerelle tra qualche anno, così sto spingendo troppo avanti, ma per farlo entrare nel circolo della moda. La cosa interessante appunto è che a differenza magari di quello che succedeva una volta, dove uno prima creava il prodotto e poi magari diceva ok, ma come lo chiamiamo, e si inventava un marchio da dare a questo prodotto, ormai nascono prima i loghi, prima i marchi e poi i prodotti. Sarà che poi, non so, ma quelli della mia generazione lo sanno bene, siamo i figli del famoso no logo, ve lo ricordate, il famoso libro che parlava proprio di questo, di come ormai il logo è più importante di qualsiasi altra esistenza sul pianeta Terra. Appunto, tu hai creato questo marchio e ha iniziato a fare, e dopo ha iniziato a fare dei prodotti veri e propri, anzi pochi prodotti al momento, giusto? Sì, tutto nasce da un'idea. Ok. Tutto nasce da un'idea dove tu devi mettere su carta quello che ti piace, quello che vuoi fare tuo. Io ho pensato, faccio l'esempio su me stesso, alla carpa. La carpa perché è un simbolo giapponese / cinese, nato in Cina, trasferitosi in Giappone, uh-huh, come simbolo proprio, che rispecchia molto il mio stile di vita. Quindi ho detto, voglio creare un qualcosa intorno alla carpa koi. Koi perché in giapponese carpa è traduzione koi. Ora, io sono anche un amante della moda, dello shopping, come dicevo, sì, a Fabio precedentemente, e ho detto, perché non unire le due cose? Il simbolo della carpa alla moda. E devo dire che la mia idea è stata apprezzata da diverse persone che mi hanno spinto a fare questo progetto. Questo progetto l'ho iniziato insieme ad altre due persone. Infatti, diciamo, non sei da solo, alla fine. No, non sono da solo. Sei riuscito anche a coinvolgere altre persone in questo progetto, perché appunto è un modus operandi in un certo senso. Cioè, hai avuto un'idea, hai avuto l'idea di questo logo che hai, diciamo, disegnato tu. Poi immagino avrai usato magari dei grafici per farti, certo, dare una mano, certo, sicuramente. Certo. Poi, diciamo, hai ideato tu e poi hai detto, ok, adesso cerco anche compagni d'avventura, no? E ho preferito due amici. Due amici perché non ho voluto soci con già un capitale abbastanza alto, comunque soci che hanno già un'azienda che potevano darmi una mano in senso economico. Ho preferito due soci amici, in modo tale da averli vicini e da creare qualcosa insieme a loro, da portare anche l'amicizia nel progetto, nell'azienda un domani. Amici che ti hanno appunto dato una mano, sia poi dal punto di vista economico, nel senso che appunto sono amici degli amici, sia nell'organizzazione, sia proprio anche nella pratica, vero, certo, proprio, certo, no? Certo, certo. Noi tutti e tre ci muoviamo pari passo, grazie soprattutto a questi social, tutti e tre possiamo vedere nello stesso tempo. Allora, fammi capire un attimino come ha funzionato, nel senso, tu hai avuto appunto l'idea del logo, mi dicevi la carpa perché rappresenta? La carpa perché rappresenta diversi significati. Esempio, perseveranza, coraggio, energia, forza e forza di volontà soprattutto. E tutte queste caratteristiche le ho riviste un po' in me quando ho scoperto il significato della carpa. Avevi sentito anche di una leggenda in cui la carpa andava controcorrente, quindi questa cosa del controcorrente ti dava ancora di più di andare in direzione contraria. È una leggenda cinese dove la carpa attraversava controcorrente il fiume Giallo fino a
fino a quando è arrivata alla porta del dragone, e lì è stato, si è trasformata proprio in un dragone. È una leggenda particolare. Ti ha preso abbastanza. Ti ha... Esatto. Come funziona quindi a questo punto? Ma tu appunto hai fatto il marchio, hai già comunque delle magliette che si possono anche già acquistare e prendere, immagino, certo, giusto, no? Adesso abbiamo rinnovato il sito, quindi tra un 4-5 giorni saranno disponibili anche sul sito andycoimilano.it e si possono acquistare tramite i social, scrivendo nelle pagine apposta che abbiamo creato con il nostro marchio, nelle nostre pagine personali, o c'è anche la possibilità, andando sul sito e sulle pagine c'è scritto, di contattare proprio privatamente noi tre soci dell'azienda, diciamo. Al momento che cosa avete prodotto e che cosa vi piacerebbe produrre? Al momento abbiamo prodotto una linea di magliette uomo-donna, base con il nostro logo. Questo è il nostro logo, sono magliette nere e bianche fondamentalmente, con la stampa a colori inversi. Però c'è la possibilità, perché ce le hanno già chieste e le abbiamo anche prodotte, magliette con colori personalizzati sia a livello di stampa che a livello di tessuto. Abbiamo prodotto maglie azzurre con stampe bianche o maglie nere con stampe rosse, come si può vedere nella nostra pagina Instagram. E quindi ognuno può avere la maglietta con i colori che più apprezza. Qual è il mondo di riferimento di Andy Coy? È il mondo dello streetwear. È il mondo dello streetwear, perché comunque noi siamo gente, persone cresciuti in un paese, non nella grande città, e comunque ragazzi di strada. Volevamo portare la nostra idea proprio nella strada, sulla strada, il nostro ideale di moda nel vero mondo della moda che esiste adesso. Okay, di dove sei tu? E noi siamo di Cornaredo, siamo tutti e tre di Cornaredo. Potrei fare edizione Andy Coy Cornaredo. Potrei farla, dovrei trovare un qualcosa che rispecchi Cornaredo. So che il sindaco ci segue ogni tanto, quindi facciamo l'appello a Yuri Sant'Agostino. Salutiamo che ci segue. Insomma, una maglietta Andy Coy Cornaredo per il sindaco potreste farla. Sì, la potremmo edizione fare. Limitata solo per il sindaco. Adesso cercheremo di metterci d'accordo con il comune. Con la carpa dei fontanini del parco dei fontanini. Esatto, un WWF sopra la carpa. Però appunto, ecco, quanto anche è importante per te aver scritto proprio Milano su quella maglietta? Tanto, perché sai, vivendo in un paese sei sempre a contatto con persone che vivono nella città, e questa è una distinzione che va avanti da anni, anche a livello ancora scherzoso, ma va avanti, cioè, parliamo di Cornaredo che sono 5-6 km dal confine di Milano, non di più, forse 10 di massimo. Esatto, e noi siamo considerati invece comunque sempre la periferia. Ma noi non ci sentiamo la periferia, perché senza la periferia non ci sarebbe neanche una Milano così, perché la periferia è importante soprattutto a livello lavorativo, e Milano a livello lavorativo, diciamo che in Italia è una, se non la capitale del lavoro, dell'economia italiana. C'è che dire che arrivi da una zona che ultimamente si fa sentire, perché la zona ovest di Milano, soprattutto la scena musicale, incomincia a farsi sentire, cioè molto della trap milanese arriva da quella parte lì, no? Tra Gali, esatto. Charlie, cioè insomma tutta quella zona lì comincia a farsi sentire, quindi ha influenzato anche forse la nascita di un marchio. E in tanti adesso conoscono più le nostre zone, la zona ovest, perché prima era molto poco conosciuta. Quando mi chiedevano di dove, se dicevo Cornaredo, vedevo delle facce per dire dov'è. Dovevo sempre spostarmi nel Ro vicino, grazie alla fiera, altrimenti non sapevano localizzare la mia posizione. Devo dire che adesso ultimamente Cornaredo, Settimo Baggio, queste zone qua sono molto più conosciute, grazie a loro anche. Che cosa c'è invece nel prossimo futuro per Andy Coy? Nel breve periodo il futuro di Andy Coy vuole una collezione estiva con non tantissimi prodotti, 3-4 prodotti che non svelo al momento, perché sarebbe, vabbè, giusto, deve essere una novità. Quindi, prodotti che andiamo a, non più magliette, non solo magliette. C'è anche una maglietta, okay. Una maglietta è una linea nuova di maglietta, perché fondamentalmente questa qua che indosso io ora è considerata la maglia base del nostro marchio, quella dove
ci si conosce, si vede il nostro logo, siamo noi, dove vedi questa siamo ecco, noi. È interessante capire questo, nel senso, al momento, e credo che funzioni così per tanti marchi come il tuo, la maglietta è una, in realtà una maglietta classica, normale, su cui proprio voi invece andate a mettere il vostro marchio. Quindi la personalizzazione, diciamo, il prodotto lo diventa nel momento in cui passa tra le vostre mani. Esattamente, il prodotto funziona così, tu vai a prendere delle maglie base, non stampate, neutre, del colore che preferisci. E successivamente ci sono i laboratori con diversi metodi di stampe, tu scegli il tuo metodo di stampa preferito e crei la tua maglietta. Questo ora, un domani, se riusciremo a portare la nostra azienda a un certo livello, faremo proprio noi le produzioni con anche le maglie basi, con i tagli che vorremmo noi. Adesso è molto ecco, difficile. Appunto, se tu fossi un musicista ti chiederei a che gruppo ti ispiri, qual è il tuo cantante, quali sono invece i marchi che ti ispirano? Ma io non mi ispiro a uno o due marchi in particolare. Io prendo spunto da tanti marchi nella zona, intendo il campo della moda, e come cito Dolly Noir o Vans, Octopus, sono diversi marchi che sono dentro il mondo dello streetwear, però non mi ispiro a uno. Io devo essere io, il mio marchio deve essere il mio marchio, non bisogna ispirarsi, ma non cercare di avvicinarsi troppo. Come possiamo fare, cioè come farà Andy Coy a diventare un marchio che a breve, speriamo, vedremo magari sulle passerelle di qualche festival o qualche fiera? O qualche innanzitutto settimana. Speriamo che venga apprezzato l'idea di portare una carpa che non è un animale così considerato importante o cattivo nel punto di vista della moda, è più un animale tranquillo, considerato tranquillo da mare. Portarlo nello streetwear, quindi nella strada, nella vita di tutti i giorni. Speriamo che le persone, i clienti, il mondo apprezzerà la nostra idea. E poi, come portarla avanti? Esistono diversi modi, dalle sponsorizzazioni. Volevo capire questo, nel senso, voi non siete una grande casa di moda, quindi insomma, immagino che avrete risorse limitate, non è che potete domani andare a prendere il George Clooney della situazione e dire ok, facciamo la campagna pubblicitaria di quest'anno. Come funziona per chi vuole adesso partire, come avete fatto voi? Cioè, tre ragazzi fondamentalmente, quanti ne avete tutti e tre? Siamo io 23, uno 24, uno 22, quindi insomma, siamo lì giovanissimi, però con la voglia di portare infatti avanti un marchio, ma ovviamente senza le risorse che può avere una grande casa di moda. Esattamente. Quali sono gli strumenti che si possono utilizzare oggi? I social. Io dico i social. Viviamo in un mondo dove ormai i social sono padroni. Non siamo noi padroni del nostro social, ma siamo loro i padroni di noi. E come possiamo vedere anche i più grandi che prima non avevano proprio questi social, Facebook, Instagram, e adesso sono quasi vittime, cioè, se vai in giro vedi sempre persone attaccate al telefono. Quello è importante, bisogna sfruttare questi social e sfruttare le persone che hanno tanta visibilità sui social, che hanno creato in loro stessi un'azienda e sono ben viste e ben considerate dalla società. Sponsorizzazioni fondamentalmente. Ovviamente non possiamo, noi essendo una piccola azienda, andare a pagare a livello monetario queste persone. Quello che si può fare è chiedere dei piccoli favori e comunque in cambio della nostra merce, che ovviamente viene regalata, di fare due, tre foto, un post, qualche tag di qua e di là. Verrebbe da dire che c'è un'influencer per ogni marchio, cioè in base alla grandezza del marchio riusciamo a trovare proprio influencer. Sì, diciamo che una persona che fa l'influencer può fare l'influencer non solo per un marchio, ma per tanti marchi, in base a quello che magari può piacere a lei. Se io do una mia maglietta a una persona importante e lei magari non apprezza troppo il mio marchio, è liberissima di dirmi: guarda, mi spiace, ma non mi fa così impazzire, non mi va. Perché come vanno i riscontri sui social? Come stanno andando in questo momento? Ma per adesso bene, diciamo in due settimane da zero, non parliamo di una persona che magari è conosciuta
e crea un profilo, quindi tutti quelli che la conoscono la seguono. Noi da zero abbiamo in una settimana e mezza ufficiale, quando abbiamo tirato fuori le magliette, siamo arrivati circa a un 200 follower. Non sono tantissimi, ma speriamo Settimana. di... infatti, per essere un marchio non è semplice. Devi farti conoscere, devi farti conoscere, devi fare sponsorizzazioni. Il problema vero di quando parti da zero sono i tempi. Perché comunque i tempi per avere la merce e consegnarla non è facile nel breve periodo. Infatti, chi vuole partire deve stare tranquillo, mettere l'anima in pace e guardare a Oddio, lungo volevo proprio chiederti periodo. questo, quali sono... Allora, tu sei partito, non avevi mai fatto niente del genere prima. Quali No, mai. sono state le sorprese che hai trovato? Quali sono state quelle belle? E quali sono invece quelle che ti hanno fatto perdere il sonno la notte? Ah, le sorprese belle, partiamo da quelle belle, sono quelle che una volta che sei anche un minimo riconosciuto, io adesso scherzando vado in qualche pub la sera e becco qualche mio amico e da lontano mi si urla "Cendi Coi!" e si fanno due risate. Comunque è bello portare qualcosa di tuo e gli altri comunque lo apprezzano e anche scherzando ti considerano. È bello perché stringi rapporti con persone che non hai mai conosciuto, anche di paesi più lontani, apposta per fare queste sponsorizzazioni, e conosci tante altre marche, soprattutto tanti altri marchi. Praticamente fai una full immersion dello streetwear. Questa qua è la cosa bella, perché da zero, da non saper niente, mi sono ritrovato in un mondo che è grandissimo. Ma sia a livello di sponsorizzazioni di persone con cui hai contatti, sia a livello di marchi, sia a livello di prodotti. I prodotti non sapevo ce ne fossero così tanti. Ci sono un sacco di stili, maglie, tessuti diversi. È proprio una cultura il mondo della moda. Questa è la cosa bella. Quello che ti ha fatto perdere il sonno Quello che mi ha invece? fatto perdere il sonno è l'avviare, e comunque purtroppo sappiamo, come sappiamo tutti, in Italia le agevolazioni per i giovani non sono neanche così tante. Sembra, ma non sono così tante. Dipende da quello che uno vuole creare. Solitamente le agevolazioni maggiori vengono date a chi vuole creare un qualcosa di green, oggi si può dire, che va bene per l'ambiente, o comunque prodotti che possono interessare tante cose a livello di benefici. Mentre per noi, che comunque non facciamo un qualcosa di così nuovo, perché quanti marchi ci sono in giro, quanti già lavorano per la moda, se no la moda non esisterebbe. E il difficile è proprio avviare, soprattutto a livello economico. Noi partendo da zero, le tasse da pagare, comunque, anche se agevolate, sono comunque alte. Non è facile star dietro ai social, alle persone, a contatti, fornitori. È veramente un mondo, è grosso, è un bel caos, diciamo. Allora, siamo quasi in chiusura. Dacci tutte le coordinate per scoprire il mondo Andy Coy. Sì, allora, Facebook c'è la pagina andycoy.milano, Instagram andycoy-milano. Potete contattarci nei numeri di telefono che ci sono nelle pagine, e abbiamo un sito ufficiale che stiamo lavorando e tra pochi giorni dovrebbe essere attivo nel pieno delle sue capacità, che è andycoymilano.it. Allora, io ti faccio mettere in bocca al lupo grandissimo, insomma, questo è il Grazie mille. tuo battesimo e spero di far portare fortuna e di vederti in trasmissioni molto più blasonate della nostra, così che tu possa È la prima esperienza, raccontare, quindi mi sono trovato anche un po'. bene la tua idea e portare, insomma, che questa carpa vada sempre più controcorrente e arrivi alle porte del dragone, come Speriamo, grazie dicevi tu. mille. Davvero. Grazie Eddie, grazie mille. Allora, tienici aggiornati su tutte le varie cose che farete quando uscirà la nuova collezione. Noi qui, anche per ragazze, fate, a te. diciamo, Anche per giusto? Quindi, ragazzo, insomma, ragazze, ragazzi. ricordiamoci sempre della regia, della produzione, insomma, se cercano sempre magliette, qualcosa da vestirsi, che insomma, sono ragazze che devono comunque avere sempre un look impeccabile. Allora, Andy Coy viverà, va bene. Dagmar, ok, Dagmar dice che sì, va bene, perfetto, dai. Grazie mille, Andy. Allora, Grazie buona giornata. Grazie mille anche a voi che ci avete a te. Grazie a seguito. voi. Ci rivediamo.
alle ore 18, sempre qui in diretta con l'informazione di Milano All News, edizione della sera. E poi Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta con voi. Grazie mille, arrivederci, a presto. Ciao.